Martedì 7 giugno 1983. Sono a conoscenza che mia figlia Emanuela oggi esce alle ore 10:30. Sotto, una firma cancellata con una nuvoletta di cerchi concentrici fatti con la penna nera. Questa è una delle tante annotazioni trovate nel diario scolastico di Emanuela Orlandi, che dimostra che sì, la giovane era incline a qualche marachella, proprio come tutte le adolescenti del mondo. A differenza delle altre, 15 giorni dopo, lei scomparirà per sempre, svanendo in una delle vie più vivaci e trafficate di Roma, come se fosse stata inghiottita da un buco nero. Così la giustificazione per l'uscita anticipata di Emanuela dalla scuola assume una nuova rilevanza. Dove è andata e con chi si è incontrata la mattina del 7 giugno la ragazza? Aveva dei segreti? E questa uscita anticipata dalla scuola potrebbe essere in qualche modo collegata alla sua scomparsa? Come abbiamo rivelato, i primi ad avere accesso al diario di Emanuela Orlandi e ad altri oggetti trovati nella sua camera da letto sono stati i servizi segreti. Può sembrare la trama di un film, ma è accaduto realmente e abbiamo prove tangibili. Disponiamo infatti di due documenti, uno del Ministero dell'Interno datato 20 luglio 1983 e uno della Questura di Roma datato 21 luglio 1983, in cui si menziona che il diario fu acquisito in via eccezionale dall'organismo noto, cioè i servizi segreti, il SISDE. Allegati a tali documenti, troviamo alcune pagine fotocopiate dall'agenda di Emanuela e due trascrizioni meccanografiche. Nella documentazione si afferma che tali trascrizioni, definite annotazioni, sono oggetto della nota numero 224 del 9 luglio. Cosa conteneva questa nota di annotazioni? È presente nei documenti investigativi? È ancora in possesso dei servizi segreti o del Ministero dell'Interno? Esiste un dossier su Emanuela Orlandi, comprendente questa e altre note, conservato presso il SISDE o il Ministero dell'Interno? Domande alle quali non abbiamo ancora trovato risposta, ma che ci fanno comprendere quanto poco sappiamo ancora di questa storia. Quello che sappiamo con certezza è che una delle due annotazioni, allegata al diario e ai documenti, riguarda le assenze di Emanuela. Si legge infatti che l'allieva Emanuela Orlandi ha dimostrato uno scarso interesse per la scuola. Molte volte ha simulato di giustificare le sue... Poi uno spazio vuoto, che può essere facilmente completato con la parola assenze. Inoltre, una compagna di scuola di Emanuela, Silvia Vetere, lo affermò agli ufficiali di polizia giudiziaria immediatamente dopo la scomparsa della ragazza e lo confermò ancora anni dopo, l'11 novembre 2008. Emanuela era una ragazza piuttosto svogliata e andava abbastanza male a scuola. I professori le chiedevano che cosa avesse intenzione di fare e lei rispondeva che aveva intenzione di cercarsi un lavoro. Insomma, era una ragazza che non aveva voglia di studiare. Ricordo che quando fui sentita all'epoca, dichiarai che Emanuela si era assentata da scuola, aveva fatto sega, come si suol dire, intorno al 30 maggio, ma non so cosa fece quel giorno. Comunque, per Emanuela l'assentarsi in questo modo non era inconsueto, e ricordo anche che si firmava da sola le giustificazioni. Silvia Vetere riferì ai giornalisti che Emanuela, poco prima di scomparire, disse «Non mi vedrete più». Una frase inquietante, confermata di recente da un altro compagno d'infanzia di quella ragazza, Pierluigi Magnesio. Quest'uomo, dopo 41 anni di silenzio ostinato, ha rilasciato lo scorso febbraio un'intervista, in cui, tra le altre cose, ha evocato un bacio e un addio. «Un giorno Emanuela mi salutò, come sempre». Ma quando me ne stavo già andando via, lei mi richiamò. Io mi girai e lei mi disse, volevo salutarti bene. Mi diede due bacini sulla guancia, cosa che non faceva mai, e mi disse, addio. Io all'addio non feci caso, ma i bacini sì. Non me ne dava da tanto tempo e io ero innamorato perso di lei. Andai via emozionato. Ora però mi risuona quell'addio. Perché? Emanuela aveva qualcosa in mente. Ultimamente la ragazza sembrava nervosa, era insolente con il padre e proprio il giorno della sua scomparsa uscì di casa sbattendo la porta a causa di una discussione con suo fratello Pietro.
Come prova del suo carattere forte, i servizi segreti, nella stessa annotazione di cui abbiamo parlato, scrissero che Emanuela a scuola aveva tenuto un atteggiamento ribelle e provocatorio, tanto che era stata soprannominata la Sora, cioè la suora. Questo particolare era già stato rivelato anni fa dall'avvocato di Ali Agca, Ferdinando Imposimato. Forse perché viveva in Vaticano ed era stata educata severamente, quasi come una monaca. Emanuela, quindi, era una ragazza comune, ma anche inquieta e assolutamente non ingenua. Come ha sottolineato Pierluigi Magnesio, Emanuela era scaltra, solare, schietta, compagnona, molto matura. Sembrava più grande per l'età che aveva, era molto sveglia. Imposimato mi raccontò che in Parlamento, nell'archivio della Commissione Stragi, c'era un'informativa di un collaboratore del SISMI, cioè il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza Militare. Ancora una volta sono coinvolti i servizi segreti. Da soltanto un mese una commissione è stata istituita in Parlamento per indagare nuovamente sul caso di Emanuela.